Bella a tutti boys e come ogni giovedì eccoci tornati sulle novità della settimana. Buongiorno a tutti quanti ragazzi, bentornati nel mio canale, io sono Kino. Oggi vi mostrerò in breve, come ogni giovedì, lo shop settimanale di Fortnite. Allora. Dopo finalmente un anno intero è tornata la vendetta di Ralphie. Eccolo qua, cecchino a colpo singolo, quindi preciso fucile ad area con una cadenza di tiro ridotta, infligge danni modesti ma ottiene un enorme bonus per i colpi alla testa. Ricorda sempre di indossare gli occhiali protettivi, raga, mi raccomando, indossate anche voi gli occhiali quando usate quest'arma perché sennò vi rincula e vi dà una botta in faccia, raga, che non immaginate. Comunque, a parte gli scherzi, il mio consiglio qual è? Come al solito, raga, compratevela se avete l'oro perché non è tanto forte, perché in sé l'arma non è forte, diciamoci la verità, in quanto è rara, in quanto è un'arma comunque dell'evento di Natale, di questo evento qua, quindi può essere che magari quest'estate arrivino una botta di nuovi, diciamo, nuovi giocatori e potrete usarla appunto per scambiare, per fargliela provare come pezzo raro che avete voi nel vostro inventario, insomma, il mio consiglio è sempre di comprarla. Comunque, la novità di oggi ce l'abbiamo, la vendetta di Ralphie, abbiamo detto. Dopodiché, nel bottino abbiamo rame multilampo, una pistola che spara a cadenza elevata 7 di energia concentrata che possono perforare svariati nemici. Anche questa, secondo me, vale la pena. Se siamo già a livelli alti alti e abbiamo risorse da buttare, vale la pena potenziare e provare, perché io non l'ho ancora potenziata. Al 130 maxata, ovviamente intendo, perché da provare così all'82, al 106 ci metto poco e niente, ma provarla full perk, 130, raggio solare, insomma, quello è il vero obiettivo. Quello mi piacerebbe vedere su quest'arma, perché se sperfora svariati nemici, chissà che danni che fa, raga, cioè, fenomenale. Comunque la proveremo sicuramente in settimana, magari. Intanto scusate se sentite il mio cane che abbaia giù di dietro. Abbiamo le solite risorse, quindi possiamo comprare due superstiti che io anche questi vi consiglio sempre di comprarveli. Perché? Perché ogni superstite viola riciclato ci dà due manuali di addestramento. E quindi a lungo andare ci serviranno i manuali di addestramento per potenziare gli eroi, per potenziare i superstiti. E basta, perché serve solo per queste due cose, però ce ne serviranno tanti, raga. Fidatevi di me, io sono livello 129, li ho quasi finiti i manuali e continueranno a servirmi, a servirci a tutti voi e anche per potenziare gli eroi, quindi una volta che raggiungete anche il livello massimo, comunque ne avrete bisogno. Abbiamo i vari scudi della tempesta, occhio della tempesta, i vari flussi leggendari e le chiavi inglesi. Le chiavi inglesi, raga, compratele anche queste sempre, perché sono di una difficoltà per quanto riguarda farmarle, appunto. Sono veramente, veramente, cioè, difficili neanche tanto, però lunga, è veramente lunga farmarle. Diciamo che è lunga, perché è difficile, sai, basta giocare. Poi abbiamo un rame falcone, raga, che è una pistola a cannone portatile semiautomatico, spara proiettili di grosso calibro che infliggono danni notevoli e respingono i bersagli. Gittata precisione, cadenza di tiro e dimensioni caricatori apprezzabili, niente di speciale. Comunque già come pistola così più o meno la Desert Eagle, che abbiamo, ho fatto anche il video in cui con un colpo facevo 1 milione di danno, direi che mi basta e avanza quella, sinceramente. Se mi vado a craftare una pistola al 130 colpo singolo, sono sicuro che non sarà mai questa. Per quanto riguarda me, eh. Poi fatemi sapere voi nei commenti, ovviamente, se avete già comprato qualcosa o se avete avuto scelte differenti, appunto. E le luci a muro, raga. Le luci a muro non prendetele, cioè il mio consiglio è non prendetele perché tanto vi usciranno prima o poi da un lama. O se proprio ci tenete così tanto. E avete, guardate io quanti bronzi ho, 11.600 monete di bronzo. Potrei comprarmi tutti i mesi quello che esce, eppure è un sacco che non lo faccio. Perché? Per il semplice motivo che mettono sempre cose che comunque ho già, non mi servono. Le luci a muro in sostanza servono, appunto, le metti come trappola su muro e servono a stordire i nemici praticamente. Non gli fanno danno, diciamo che ritardano il loro attacco di qualche secondo e basta. Molto molto utili se usate appunto con criterio. Fidatevi, compratevi più roba che potete. Di qua comunque le robe che abbiamo a sinistra le abbiamo già viste anche nello scorso video. Abbiamo il costruttore con la torretta, che questo è un pezzo fuori. Io posso comprare il secondo, ma l'ho già comprato, eh.
Però se non l'avete ancora preso, raga, compratevelo subito. Poi Rame Bang Bang, niente di speciale. Luna Mastino, niente di speciale, come potete vedere. A parte il Super Sete Oro, che appunto ci servirà la personalità prima o poi. Assolutamente sì. Niente, il video di oggi è informativo, come ogni giovedì, vi mostro lo shop di Fortnite, spero che apprezziate l'idea, come sempre. Da Kino è tutto, ci vediamo domani con un nuovissimo video. Bella bagai! But now what's just that?